Buongiorno e bentornati in diretta dalla Libreria Bocca di Milano, il Salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza. Siamo qui, sono qui in compagnia di Laura Veroni, che praticamente mi è stata segnalata da Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione, che collabora con noi a questo programma di incontri. Ciao Laura, benvenuta e buona Ciao domenica. Giorgio, grazie, grazie a voi dell'invito, buona domenica. Allora, Laura, tu sei una scrittrice, ma insegni anche lettere, e qui parliamo Esatto. del Il passato non muore, Frilli Editore, che tra l'altro è stato anche nostro ospite come editore all'interno della Social TV della Libreria Bocca, che ricordo che è una manifestazione culturale patrocinata anche dal Comune di Milano e che è iniziata il 14 settembre e proseguirà fino al 31 12. Raccontaci un po' nel tuo libro e poi parliamo un po' con te e di te. Bene, allora libro ovviamente un giallo, un noir, ambientato a Varese come quasi tutti i libri che ho scritto, ma assolutamente come tutti i libri che ho scritto per la Fratelli Frilli Editori. Infatti, come già immagino saprete, gli autori di Frilli ambientano i libri proprio nella loro città di origine e nella città in cui vivono. Questo perché la conosciamo bene, perché chiaramente è la nostra città, e poi perché è un marchio proprio tipico della casa editrice, quello di avere autori che ambientano le storie appunto nella loro città. Il passato non muore ha quindi un'ambientazione a Varese, ma i personaggi si spostano anche nei dintorni. Il teatro principale delle azioni è comunque il centro della città, dove si muove il personaggio seriale di questi libri, che è Elena Macchi, magistrato, che abita proprio in centro Varese e che lavora chiaramente in tribunale e collabora con la questura, per cui siamo proprio nel pieno centro. Però ci spostiamo ogni tanto anche in altre zone del tipo Prima Cappella, quindi verso Sacromonte, in quanto il primo omicidio, non svelo nulla di che perché si scopre subito nelle prime pagine del romanzo, il primo omicidio avviene proprio alla Prima Cappella. E poi ci si sposta anche zona Sanfermo, Castiglione Olona anche, che è un borgo molto caratteristico nella provincia di Varese, e anche ci si sposta poi a Laveno, quindi insomma Varese e limitrofi. La storia chiaramente è una storia con dei crimini nei miei libri, tranne in uno in cui c'è un solo omicidio, di solito io ne tratto vari, e infatti qui ci sono più cadaveri. Come tante volte mi chiedono magari anche i miei ragazzi, perché appunto come hai detto tu io insegno anche, quindi i miei alunni sono un po' curiosi di questa mia seconda attività e ogni tanto mi chiedono: ah, ma prof, ma lei tratta storie di rapimenti, di furti o di omicidi? No, dico fondamentalmente omicidi. E fa: ma ci sono tanti morti nei suoi libri? Sì, ce ne sono tanti. Perché? Perché mi piace creare la situazione di pathos, di ansia nel lettore, tanto che possiamo definire più che noir le mie storie hard-boiled come genere, proprio perché c'è il crimine in divenire nel momento in cui avviene, il lettore che ne è fatto partecipe, l'investigatore che in questo caso non è tanto un investigatore quanto un magistrato che indaga, appunto, che è un personaggio molto duro, molto crudo, pur essendo donna. Il linguaggio anche è volutamente crudo, le scene sono cruente, violente, insomma. Cerco di coinvolgere appunto il lettore trascinandolo emotivamente nel clima di tensione e di paura che genero con la storia. Venendo proprio al passato non muore, il primo omicidio, dicevo appunto, avviene verso il Sacromonte, in un residence situato alla Prima Cappella, ed è una psichiatra di mezza età che viene uccisa, e il cadavere viene ritrovato dalla figlia 14enne quando rientra a casa. A questo punto, chiaramente, appena scoperto il cadavere, viene chiamato anche il magistrato, quindi Elena Macchi entra in scena nella storia.
Iniziano appunto le indagini che si svolgono nell'ambito delle conoscenze della psichiatra e delle sue amicizie. E quello che appare immediatamente visibile durante le indagini è la presenza di una donna dai capelli neri lunghi, perché viene ripresa dalle telecamere che si trovano nel condominio. Quindi già c'è il sospetto appunto di chi possa essere l'omicida. Si tratta, quindi, scopriamo già dall'inizio, di una donna. Chiaramente però non è ben visibile dalle telecamere, per cui sappiamo solo come è vestita, intravediamo il volto ma non è chiaro, vediamo comunque che ha delle caratteristiche ben precise, cioè questi capelli neri lunghi. Non sarà per l'appunto l'unico omicidio che troveremo all'interno di questa storia, perché ne seguiranno altri due, di cui uno riuscito e un altro no. Sempre, come dicevo, appunto molto cruenti. Col pallino che io ho abbastanza della psicologia, introduco spesso personaggi nel mondo appunto della psicologia e della psichiatria, tant'è che in questo caso, per l'appunto, il primo cadavere è una psichiatra, ma poi abbiamo un altro personaggio, una psicologa, tale Atena Dini, che collabora con la polizia e con il magistrato nella soluzione delle indagini, perché prende in carico la figlia della psichiatra uccisa. La donna si chiama Milva Rossi, mentre la figlia si chiama Susanna, 14enne, anche perché immaginiamo il trauma che può subire una ragazzina di quell'età, quindi adolescente, appena adolescente, nel ritrovare il cadavere della madre, appunto con la gola squarciata, tra l'altro, per cui viene presa in carico da questa psicologa che la segue, quindi aiuta gli inquirenti nella soluzione del caso. Sempre nell'ambito delle indagini, Elena Macchi andrà anche a indagare presso l'ex marito del primo cadavere, per l'appunto della prima vittima, il quale è separato appunto dalla moglie e si è rifatto una vita con una nuova compagna. La figlia verrà affidata proprio alle cure del padre e di questa compagna che la ragazza non apprezza molto, anche perché è molto giovane e lei non la riconosce come eventuale matrigna, per cui non corre neanche buon sangue tra di loro e ci saranno dei rapporti molto difficili tra la ragazzina, appunto il padre, e questa ipotetica, possiamo dire, matrigna. Devo dire che stai proprio entrando nel libro, mi spiace, ma io ho un po' di problemi con la libreria, essendo aperta, c'è gente, quindi ho dovuto dare Assolutamente. una mano. Però Poi non possiamo neanche fortunatamente, raccontare tutta la storia, no? per fortuna, no, poi fortunatamente però le cuffie wireless e quindi in Bluetooth, quindi ti ho sentito. Devo dire che è molto interessante. Domanda. Ma visto che tu sei una pedagogista, Sì. com'è questa passione per gli omicidi? Così mi viene da chiederti. Passione per gli omicidi mi viene da quando ero bambina, uno dice oddio, una bambina deviata. Insomma, no, perché sono sempre stata attratta da tutto ciò che suscitava paura. Per cui da piccola seguivo molto i gialli in televisione e leggevo molti gialli. Intanto saluto Nathan Marchetti che si è collegato, lo vedo, grazie, ciao Nathan. Avevo questa passione dei gialli, avevo cominciato proprio con leggere tutta la serie dei libri di Nancy Drew, che era figlia di un avvocato, una ragazzina, una ragazza di 18 anni che con le amiche investigava per l'appunto. E poi ero appassionata dei telefilm che venivano trasmessi all'epoca dalla Rai, che era la serie La porta sul buio per la regia di Dario Argento. Tanto che poi avevo iniziato a seguire Dario Argento come regista di film cinematografici, con una paura pazzesca, però li seguivo. E
ho sempre avuto questa tendenza di voler vedere in televisione, ma ancora oggi ce l'ho, principalmente thriller e gialli, e quindi anche di leggere libri gialli. Quindi da quello, ecco, nasce, oltre che anche dal fatto che io ho vissuto con una nonna molto particolare, l'avevo anche già detto in altre occasioni, la mia nonna paterna, che dormivo spesso da lei al sabato sera quando mi riuscivano, ma invece di raccontarmi le fiabe che si raccontano tutti i bambini, ciao Filomena, saluto anche Filo, invece di raccontarmi le fiabe mi raccontava storie del terrore, dell'orrore. Quindi poi io facevo fatica ad addormentarmi, avevo paura, ma ero molto attratta da queste cose. E leggevo, per esempio, anche le storie dello zio Tibia, che erano appunto degli horror, ecco, dei libri horror, sempre da bambina. Per cui è cresciuta con me questa passione per il giallo, per gli omicidi, li seguivo anche come fatti di cronaca, mi inquietavano chiaramente parecchio, però scrivere, poi iniziare a scrivere di giallo diventava per me un modo anche per esorcizzare le mie paure. Buona domenica anche a Patrizia che si è collegata. Giorgio, mi hai abbandonata, sono rimasta da sola. Ah no, scusa, pensavo mi sentissi, no, No, non ti sento più. ah no, scusa, no, allora è un errore tecnico, nel senso che avevo aperto l'audio, speravo di poter parlare senza farmi vedere perché avevo dietro dei clienti e Ah, ho avevo dovuto capito. mandarli in diretta, ma se non mi vedi non mi senti nemmeno. Allora no, dico, saluto anch'io Patrizia Gallini, c'è da dire fortunatamente Lara che a te non manca la parola, perché con altre ho avuto più problemi, questo mi fa molto piacere. Ascolta, invece, tanto molto interessante anche questo spunto del perché scrivi di così tanti omicidi all'interno dei tuoi gialli. Poi, secondo me, la cosa molto interessante nella tua biografia che mi hai mandato è che tu, tra l'altro, hai vinto il premio Giallo Stresa nel 2013. Complimenti. Sì, esatto. E tra l'altro ho cominciato poi a pubblicare proprio da lì, perché è stata la mia prima pubblicazione con una casa editrice, proprio che all'epoca era Eclissi, perché il racconto che aveva vinto il premio della miglior scrittura femminile era stato pubblicato all'interno di un'antologia curata da Ambretta Sampietro, tra l'altro, che mi ha seguita negli anni, tanto che ho poi continuato a scrivere, partecipare ai suoi concorsi, a scrivere racconti, che sono poi stati pubblicati nelle varie antologie. E la collana della serie Delitti di Lago. Quindi ho proprio iniziato a pubblicare da lì, perché prima scrivevo già, però scrivevo più che altro per me stessa, perché non conoscevo gli editori nel mondo editoriale né capivo come si potesse entrare. Avevo tentato di mandare dei manoscritti a delle case editrici, però da perfetta sconosciuta e probabilmente anche, diciamo, inesperta all'inizio, perché è stato proprio un lavoro che è andato avanti col tempo. Si impara a scrivere scrivendo, ecco, io dico così, come leggendo tanto, no? Dicono sempre tutti gli scrittori, bisogna leggere molto per imparare dagli altri, ecco, perché chiaramente non è una cosa semplice. Uno è dotato magari sì di fantasia, di abilità nella scrittura, però devi anche imparare un po' le tecniche, no? E impari soprattutto leggendo gli altri, studiando in questo modo, possiamo dire. L'altra curiosità, perché io sono poi molto curioso per conoscerti meglio, all'interno delle tue classi, tu dai dei metodi, cioè porti questa tua capacità nello scrivere gialli, che comunque i ragazzi sono affascinati, i ragazzi delle tue classi, e quanti anni hanno, che range di età hanno quei Allora, ragazzi? vanno dai 10, diciamo ai 16 anni, in teoria sarebbe 16 14, però anni. ci sono i ripetenti, per cui si va dai Poi 10 ai 16. Esattamente, ci sono quelli che magari iniziano dopo, quelli che iniziano prima. Quindi esattamente. diciamo che nell'immaginario collettivo si sa benissimo che i ragazzi di questa età sono molto affascinati dai gialli. Assolutamente. E domanda, tu hai qualche metodo che importi all'interno delle tue classi per questa tua passione nello scrivere o no? È una Sì, cosa che non riesci a inserire? no, assolutamente sì.
Allora, ti dico che proprio venerdì ho tenuto una lezione in contemporanea con questi strumenti dei Meet, degli incontri online, eccetera, proprio dovuti alla didattica a distanza. Comunque adesso siamo tutti in presenza nella scuola di primo grado, secondaria di primo grado. Ho tenuto una lezione con la mia classe, proprio sul giallo, e in contemporanea con la classe di una mia collega che era presente nella stessa scuola, ma in un'altra parte dell'edificio scolastico. Siccome abbiamo trattato insieme il giallo, e lei sa che io appunto scrivo libri gialli, mi ha chiesto se ero disposta a collegarmi con la sua classe e tramite la LIM è come se avessimo fatto una lezione collettiva, insomma, proprio sul giallo. Allora, io quando parlo del giallo, a parte parlare della mia passione, che comunque quando tu come insegnante hai passione per qualche cosa, la trasmetti inevitabilmente ai ragazzi perché loro colgono subito come una carta assorbente, assorbono le tue stesse emozioni e notano il tuo entusiasmo nel presentare una cosa per cui riescono a farla propria in quel momento. Poi diventano sempre più curiosi, si interessano, fanno tante domande. E ho creato delle slide che tendo ad utilizzare sempre quando presento il libro, parlando appunto di come nasce il genere giallo, quali sono stati i principali autori, sia stranieri che italiani, quali sono i contemporanei, quali sono stati quelli del passato, quali sono le tecniche narrative, la struttura, perché poi il giallo segue una struttura fissa, quindi con un incipit dove si presentano le ambientazioni, i personaggi, la situazione iniziale dove c'è la scoperta del fatto criminoso, che comunque non è necessariamente un omicidio, ma può essere anche un furto, un rapimento, i personaggi fissi, l'investigatore, ovviamente la vittima, il colpevole, gli aiutanti del colpevole come quelli dell'investigatore, che poi sono, se guardiamo bene, e tutti gli insegnanti di lettere lo sanno, sono i personaggi che rientrano anche nell'ambito, per esempio, della fiaba, il protagonista, l'antagonista, no? Solo li chiamiamo con termini differenti, però nella struttura narrativa è quello. E la parte conclusiva in cui appunto troviamo la soluzione del colpevole. E a proposito di questo, volevo dire proprio che quando io avevo scritto il mio primissimo giallo pubblicato con la Fratelli Free Editori, Laura, avevo presentato il libro che rimaneva con un finale aperto senza che il colpevole fosse scoperto. E Carlo mi aveva detto assolutamente no, perché il lettore si arrabbiava su tutte le furie, il colpevole deve essere scoperto. Per cui in effetti nella struttura del giallo il colpevole viene sempre scoperto. Anche se a me piaceva l'idea di lasciare un finale aperto, perché in questo senso io tendo, anche quando vedo soprattutto i thriller, a stare dalla parte del cattivo, cioè trovo molto affascinante la figura del cattivo più che quella del buono. Per cui ti viene quasi da dire, caspita, però magari riesce a farla franca, no? E quando ti lascia con quell'amaro in bocca, no? Perché spesso capita magari nei film in cui rimane quel sospeso che dici, ma come finirà? Verrà scoperto o non verrà scoperto? No? Allora dico a chi guarda l'immaginazione di dire, per me finirà così piuttosto che nell'altro modo. Mi piaceva l'idea di lasciare aperto anche il finale mio. E invece poi Frilli proprio mi ha bacchettata e mi ha detto no, il colpevole deve essere preso. Per cui abbiamo cambiato Peccato. il finale. Peccato sarebbe stato un giallo artistico. E poi ci sono delle situazioni in cui tutti siamo pro del cattivo. Pensiamo a Lupin III, chi è che sta dalla parte dell'ispettore? Sono tutti con il ladro, gentiluomo, e quindi non vedono l'ora che riesca a scappare in qualche modo. Allora io, Laura, ti ringrazio. Penso di aver avuto un quadro generale sulla tua personalità. Fortunati tu hai ragazzo ad averti, perché si vede che c'è molta passione e la cosa è molto Grazie. comune. È comune ad entrambi, anche da parte mia. Quando c'è passione c'è sempre piacere di ascolto e di intervento. C'è un messaggio che ti sentiresti di dare, visto il periodo in cui viviamo? No, no, non lo so.
Ma visto che non lo sto vivendo molto bene nemmeno io, mi piacerebbe piuttosto riceverlo un messaggio che darlo, perché in questi casi ti viene soltanto da scivolare nella retorica, no? Del tipo quell'andrà tutto bene che poi non si è rivelato No, non essere propriamente così, ecco, per cui un messaggio di speranza, boh, l'unica cosa mi viene da dire. E seguiamo veramente le regole, perché è l'unico modo per cercare di contenere la diffusione del virus. Noi con i ragazzi ci stiamo lavorando tanto, mascherine in classe, distanziamento per quanto possibile, perché chiaramente sono ragazzi, hanno bisogno proprio di comunità, di stare insieme, di fare gruppo e bloccarli proprio su questo nel momento della crescita, che è il momento più bello, poi quello della preadolescenza, dell'adolescenza, è veramente una tristezza anche per noi doverli vedere così, però l'unica cosa, seguiamo le regole e speriamo che Dio ce la mandi buona. Ecco, ne so e qualcosa buon Natale, perché, buon auguri a tutti. allora, auguri a tutti, ne so qualcosa dei ragazzi perché io ho una figlia di 13 anni, quindi in terza media, quindi è in piena crisi anche lei. Comunque Sì, ti credo. l'idea anche di questa social TV, di connettere un po' tutta l'Italia, tutti i collegamenti con la libreria Bocca, è ricostruire senza sosta la speranza, di edificare questo palazzo della speranza che effettivamente negli ultimi mesi dire l'hanno bombardato non rende l'idea. Allora, io ti auguro una buona domenica, un buon proseguimento e noi sicuramente ci rivedremo dal vivo, qui in galleria, e sicuramente ci ritroveremo con un altro tuo giallo. Grazie, grazie mille. Buona domenica a te, grazie ancora dell'invito. Grazie a te per aver partecipato e ti ricordo che il video è disponibile sulla pagina Facebook della Libreria Bocca, puoi condividerlo con tutti i tuoi studenti, allievi, che loro poi tra l'altro Facebook, Instagram, so che hanno una passione, una predilezione Sì, infatti. e poi tra l'altro sono video fatti proprio per i giovani, nel senso che brevi e con un po' di contenuti, diversi rispetto al solito di quello che si trova via social. Ciao! Ciao, grazie, ciao, grazie anche.